Innanzitutto porgo il saluto a tutte le autorità presenti. Fra le autorità presenti mi si consente almeno di ricordare il sindaco, facilmente identificabile lo stesso, così. I rappresentanti della Fondazione Rancilio e il rappresentante della Fondazione Caripro, che molto credo in questi anni ha creduto a questo progetto. Aggiungo un saluto per la direzione regionale del Ministero, che è, come tutte le direzioni regionali, l'avamposto, no? L'avamposto di quei valori che così bene abbiamo sentito esporre e dalla professoressa Colombo e dalla studentessa che così efficacemente è intervenuta. Le mie considerazioni sono a margine di un testo scritto, perché è sempre meglio un po' improvvisare, credo, soprattutto in queste circostanze, e vorrebbero essere prevalentemente rivolte ai molti giovani qui presenti. Credo innanzitutto che sia coincidenza bella e buona quella che questa settimana appunto si avvii in coincidenza con la settimana della e per la cultura, che promossa dal Ministero per i beni e le attività culturali è ormai in atto da tempo. È in atto da tempo e, come tutte le cose in atto da tempo, ogni tanto bisogno di un supplemento di energia e di rivitalizzazione. Il significato della settimana delle per la cultura qual è? Musei, luoghi artistici, luoghi della nostra storia, della nostra identità sono aperti gratis. Il gratis significa facciamo in modo che parecchi di più vedano e conoscano quello che magari per diverse ragioni non è conoscibile. Quest'anno quasi tutti sono aperti, tranne uno, ma il nostro è un paese con la P maiuscola, non, che ama anche le polemiche, quindi alcune scelte magari inevitabili sono sempre sottoposte a critiche. No, comunque la stragrande, la quasi totalità dei musei è aperta. Basta questo. Ecco, io credo che sia condizione necessaria, ma forse oggi non più sufficiente, quindi proprio in previsione di questa settimana delle per la cultura sollecitavo i valentissimi funzionari del Ministero a dire cerchiamo di fare qualcosa di più, perché se ci si adagia su quello che già conosciamo poi ci fermiamo. E mi pare che il di più sia in questa vostra esperienza, in questa settimana appunto fra le grovane con le ragioni e con l'utilizzo soprattutto del volontariato che si diceva poc'anzi. E allora arrivo a quello che è il titolo davvero efficace che avete dato: Giovani risorse per il volontariato culturale. Sul sottotitolo mi soffermo dopo. Facendo solo per un attimo il mio vero mestiere, che è quello del professore, dico chi ha inventato, chi ha costruito il titolo, non è mai un'operazione facile, no? Ogni tanto diventa talmente difficile, ce la facciamo fare a qualcun altro, no? Giovani risorse lo possiamo intendere in due modi: lo possiamo intendere il giovani, no, come aggettivo, abbiamo bisogno di giovani risorse, no, quindi soggetto vero e risorse. Oppure immaginando, e non disturba affatto una sorta di virgola che qui non c'è, giovani, quindi diventi sostantivo la gran parte dei giovani qui presenti, risorse per il volontariato culturale. E così è, cioè c'è nei giovani un duplice ruolo: dall'altro, da un lato sono già risorse, diciamo così, per la promozione, la valorizzazione della cultura, dico cultura piuttosto che beni culturali, e si comprenderà perché, dall'altra parte l'esercizio o la progressiva fruizione della cultura consente a questi giovani di diventare davvero risorse per il paese. Quindi c'è un ruolo formativo per se stessi, che è contemporaneamente un ruolo formativo importante per il paese di domani, ma il paese di domani è già il paese di oggi, no? Quel che stiamo facendo oggi è quello che disegnerà e formerà, nel bene e nel male, speriamo più nel bene, il paese di domani. Questo, ecco perché dicevo il titolo senza la virgola diventa efficace, corrisponde a quello che è una mia antica opinione. Molto spesso anche i discorsi sui giovani tendono a diventare un po' retorici, o a furia di ripeterli diventano luoghi comuni poco convincenti. Cioè, è evidente che per qualsiasi società, per qualsiasi paese, sempre con la P maiuscola,
di cui si cerca di immaginare anche in momenti difficili come l'attuale il futuro, quel futuro è dei giovani, che saranno un po' meno giovani, ma quello è il loro futuro. Ma se vogliamo uscire dalla retorica, dobbiamo cominciare a dire che i giovani non sono i possibili protagonisti di domani, ma sono già da oggi i protagonisti del paese, perché se non facciamo il passaggio del già i giovani, secondo le loro capacità, secondo il loro livello di formazione, secondo la loro cultura, sono già adesso gli artefici di una parte importante della costruzione del paese, ecco, rischiamo di perdere un'importante risorsa e di camuffarla dietro un facile luogo comune. E allora da qui l'importanza del volontariato. Il volontariato è una delle forme sicuramente più importanti, e la testimonianza è termine sufficiente, il pezzo di vita raccontato dalla studentessa ne dava piena testimonianza. Il volontariato è davvero una forma in cui non tanto si supplisce a qualcosa che lo Stato, la collettività provinciale, regionale, comunale non riesce a fare o fa in maniera adeguata. In certe circostanze è anche questo, quindi il volontariato ha una funzione suppletiva, ma il volontariato è una forma soprattutto di impegno e di realizzazione di se stessi e nel contempo il perseguimento reale del bene comune di una collettività. Questo è il punto fondamentale e credo sia un punto da sottolineare, lo sottolineo anche per la mia antica esperienza, conclusa da tempo, di presidente dell'Agenzia per l'Eolus, che comprendeva anche il volontariato, sia importante per diverse ragioni, perché il volontariato è sicuramente un pezzo rilevantissimo della storia italiana, è un pezzo rilevantissimo di storia lombarda. Se uno ricostruisce l'importanza di alcune istituzioni, vede che non poche di queste sono nate dall'azione del volontariato. È ancora adesso appunto una risorsa straordinaria, e arrivo al sottotitolo, i giovani una risorsa per la cultura una risorsa per i giovani. Qual è stato lo spunto, per dir così, dei due interventi che mi ha in modo particolare fatto piacere? Certo, la professoressa Colombo era agevolata dalla sua lettura di diverse interviste dal estrarre un'osservazione che mi sono trovato a fare, osservazione a cui peraltro tengo in modo particolare, che suonava un po' criptica o può suonare ancora un po' misteriosa, che è l'espressione cittadinanza culturale. E però appunto se cominciamo a scavare nella formula e poi cerchiamo di applicarla, tutti noi siamo cittadini. Tutti noi in quanto cittadini siamo uguali, dopodiché il concetto formale di uguaglianza deve essere inseguito, cioè deve essere perseguito da condizioni fattuali che non sono mai né potrebbero essere di eguaglianza totale, no? Cioè chi nasce un po' più fortunato, chi un po' meno fortunato, chi diventa un po' più ricco, chi diventa meno ricco, chi evade un po' di più e così via, cioè le forme di ineguaglianza caratterizzano tutte le società. L'obiettivo invece è rendere queste ineguaglianze le meno profonde possibile, quindi perseguire una eguaglianza reale, sostanziale, non soltanto formale. Bene, dire cittadinanza significa dire siamo tutti uguali, ma significa mettere dentro questo concetto oggi un diritto che molto spesso negli anni passati abbiamo dimenticato, che è appunto il diritto alla cultura, in questo senso cittadinanza culturale. Ma cosa significa diritto alla cultura e perché c'è un diritto alla cultura? E questo credo sia il passaggio forse più significativo da cominciare a far praticare ai giovani e ai giovani volontari. Nel momento in cui noi stiamo facendo un'attività come quella che questi giovani qui fanno, l'attività di guida, no? Qui si sono preparati, certo si realizza l'obiettivo di dire, anche questo è stato richiamato, conosciamo meglio un territorio che talvolta non conosciamo, ma conoscendolo meglio stiamo riprendendo ciò che è la cultura di una parte di collettività, che è la nostra cultura individuale e collettiva. Faccio un esempio forse banale di cui chiedo scusa, ma per chiarire, per definire con più precisione il concetto.
I giovani soprattutto, se chiacchierano con i loro nonni o i meno giovani qui presenti, ripensando a chiacchierate con i loro nonni, si accorgono che qui chi abitava questo territorio, territori consimili della Lombardia, ma ovviamente il discorso è estensibile a tutta l'Italia, soprattutto se avevano alcune caratteristiche socio-economiche, del territorio conoscevano tutto, no? Se si ha la fortuna di avere le Groane vicine, un parco vicino, questi nostri anziani nonni o genitori o bisnonni, eccetera, della vegetazione conoscevano tutto, degli animali che popolavano conoscevano tutto, se stavano lì tutto l'anno, se erano stagionali, no? E questa conoscenza che nei decenni per tante ragioni si è smarrita, quella conoscenza, quella era cultura. Appunto, la cultura non è soltanto ciò che noi impariamo sui libri, è anche quello, però è una cultura che va sempre vivificata perché i libri inevitabilmente la irrigidiscono. Quella era cultura reale, era la cultura, il termine è stato adoperato, diremmo noi oggi cultura di un popolo, cultura popolare, ma è cultura, ed era cultura viva, nel senso che appunto determinava poi opinioni, convincimenti e anche comportamenti, e nei comportamenti piccole o grandi virtù di cui spesso noi oggi ci troviamo, anche virtù civiche, a lamentare l'assenza o la fragilità. Bene, io credo che un'azione di volontariato di questo tipo riporti anche a quel tipo di cultura che oggi è, credo, particolarmente importante e significativa. I giovani, in questo senso, allora, ritornando a questa cultura, ma il ritornare non vuol dire nostalgicamente riprendere modalità di pensiero di 30, 40, 50 anni fa, saremo solo la conservazione, riprendendo la vitalità di quelle concezioni, impiegandole sull'oggi, osservando attraverso quella cultura il futuro, indubbiamente i giovani diventano una risorsa straordinaria per la cultura, non una cultura nozionistica. I docenti, poi a loro volta, qui presenti, ma hanno avuto testimonianza, hanno da spiegare, che cosa non facile, che la cultura è una risorsa per i giovani. Un passaggio, lo diceva il dottoressa Eno, che mi ha molto colpito, è l'impiego dei giovani studenti rende particolarmente apprezzabile anche l'impegno di quegli studenti che in realtà o all'apparenza hanno minori risultati positivi, hanno risultati meno brillanti. E anche questo credo sia, rispetto ai giovani, fondamentale, no? Perché si dice ai giovani la scuola è importante, e la scuola è importante, studiare si fa fatica, si deve fare fatica. Se noi avessimo una scuola che non ci costringe a far fatica, avremmo una scuola dimidiata, cioè una scuola che serve poco per la vita davvero. Quindi gli insegnanti devono insegnare che quel che si conquista lo si conquista a fatica. Ma allo stesso tempo non tutta la valutazione di una persona, di una personalità, è affidata agli strumenti più tradizionali di valutazione. Molto spesso risultati meno positivi consentono attraverso questa azione invece di far crescere l'interesse, l'attenzione della persona a quelle forme di cultura che appunto sono, grazie al cielo, più larghe di quello che la scuola dà. E allora, e mi avvio a conclusione di queste mie considerazioni, un grazie a coloro che hanno organizzato, che continuano a organizzare questa settimana, un grazie a chi la sostiene finanziariamente, perché in questo caso sono risorse diverse da quelle culturali in senso stretto, ma sono risorse altrettanto necessarie che devono essere guidate anche queste da un orientamento culturale. Ma soprattutto un augurio, ed è l'augurio che di nuovo i giovani in modo particolare, ma anche i meno giovani, in questa settimana, in questa loro attività, in questa loro attività che travalica la settimana, trovino, riescano a trovare e a veder crescere anno dopo anno il senso davvero della cultura e ciò di cui il Paese, non dirò ha soprattutto bisogno, ma ha bisogno in modo particolare, perché riappropriandoci della nostra cultura non solo ci riappropriamo di una nostra importante identità che viene giù dai secoli della storia, ma forse ritroviamo quella dose
di coraggio di cui tutti noi dobbiamo, di cui tutti noi abbiamo bisogno per superare le difficoltà del momento e per tornare a capire che la vita di noi tutti è il perseguimento vero, concreto del bene comune e saper agire nel presente per costruire il domani nostro o di coloro che vengono dopo di noi. Quindi davvero grazie a tutti.